conoscitore italiano non è un alcolizzato, parola di Porfo 90. Ciao a tutti utenti di YouTube, da conoscitore italiano e da Porfo 90, come ho detto. Allora, Porfo 90, io oggi sono qui con te, quindi in tua compagnia, perché? Perché ho deciso proprio poche ore fa di prendermi una birra, che è qui. Esatto. Si tratta di una Dudemon, una birra Dudemon. Credo che sia una birra francese, Porfo 90. Sì, esatto. Ok. Io che ti ho detto oggi? Che sono ben 3 mesi, giusto? Sì, 3 mesi. Che, continuo il tuo discorso, 3 mesi che non bevevi una birra così ad alta gradazione alcolica come questa, che è ben 12 gradi, quindi come un vino praticamente. Bravo, bravissimo. Cioè tu pensa che sono stato per 3 mesi di tempo, sono 90 giorni, correggimi se sbaglio, sì, 90 o poco più, sì, senza, sottolineo, senza bere una birra Dudemon, ok? Cioè, questo cosa ti fa capire quindi? Che io non sono... Non sei un alcolizzato. Oh. Domanda, secondo te, uno che ama le birre può essere considerato un alcolizzato? Io realizzo questo video, poi ti passo subito la parola. Perché? Perché mi sono stancato di quelle eventuali persone che mi tacciano, mi considerano, mi etichettano, mi bollano come un alcolizzato. Perché? In concreto, in un astratto, io non sono un alcolizzato. Prego. Esatto, io che conosco il conoscitore bene, a differenza di tutti quelli che lo criticano, posso confermare che non è alcolizzato, perché il fatto di amare le birre non significa essere alcolizzato. Io anche ho un cugino che da tanti anni ama le birre, lui addirittura aveva una stanza in un garage che ha trasformato in un piccolo pub, faceva le collezioni di tutte le birre del mondo, delle bottiglie di tutte le birre del mondo, le ha messe lì sopra in bella vista. Girava anche l'Europa proprio per assaggiare birre, ha comprato addirittura in un certo periodo anche un kit per comprare la birra in casa, per cui ripeto, forse era più amante delle birre rispetto al conoscitore, ma questo non significa che era anche lui un alcolizzato, per cui cioè, l'alcolizzato non è una persona che ama le birre, l'alcolizzato è una persona che ama fuggire dal mondo, che ama stordirsi per non pensare ai problemi. Corretto. Quindi... Mi permetto di dire in 20 secondi circa di tempo, caro Porfo 90 alla mia sinistra, che l'alcolizzato è anche colui, è la figura che beve in maniera massiccia, cioè in una quantità, in una modalità errata, sì, le sostanze alcoliche. Poi dice, ma tu sei alcolizzato? No, perché anche nel modo di prendere le sostanze, raga, che sono queste birre, io ci so fare, nel senso che non ho un abuso, è un uso quello che faccio. Tra l'altro vi ricordo che l'alcolizzato, per esperienza personale vi dico, e per antonomasia, è colui che beve vini, per esempio, vini che hanno un'alta gradazione alcolica, per esempio anche liquori, Porfo. Eh sì, certo, l'alcolizzato beve anche... assume anche quantità di alcol, in elevate quantità, ripeto, ma anche in una gradazione alcolica talmente forte, talmente insopportabile, che il nostro organismo la va a rifiutare. Cioè, tu mi hai mai visto, per esempio, con un brick di vino? No. Tu mi hai mai visto, devi essere sincero però, Porfo, tu mi hai mai visto, per esempio, con un fiaschetto di liquore in mano, in bocca? No, io non ti ho mai visto. Eppure mi conosci da 10 anni. 10 anni, sì. Oggi facciamo il conto con Porfo 90, giusto? Noi siamo conosciuti nel 2014, aprile 2014, a un raduno di Daniele Andreani. In occasione del raduno che fece il grande, il simpatico Daniele Andreani, che saluto, ciao Daniele, se mi stai seguendo, sei un simpatico ragazzo, marchigiano. Sì, quest'anno sono 9 anni esatti. Sono 9 anni esatti quest'anno che io e Porfo 90 ci conosciamo. Non abbiamo mai litigato, a parte qualche piccolo screzio, ma si è sempre risolto molto bene. E devo dire che hai visto in me una persona che non è un fissato per la birra, è un amante. Posso essere un amante di birra? Certo, ma ci mancherebbe. Cioè... Eppure qualcuno, caro Porfo, te lo dico a te, ma lo dico a tutti, si è permesso di scrivere in qualche mio video: ah, ma questo ragazzo è un alcolizzato. Come è alcolizzato? Ma voi che cosa ne sapete? Lo conoscete? Sapete quanto beve lui? Oh. Le quantità di birra che beve? Che assumo? Cioè, voi non lo sapete perché non lo conoscete. Per cui il fatto che lo vedete sempre con una birra in mano, che fa le recensioni... Sempre? Birra, attenzione, non sempre, non qualche sempre, volta. Qualche volta, oh, però. Bravo. Magari bravo. Voi vedete solo quei video, quindi vi sembra che sta sempre con la birra in mano. Ecco, siccome qualcuno mi ha visto, ripeto, come giustamente tu hai riconosciuto, qualche birra in mano magari mentre le recensivo. Ah, oddio mio, oddio, è un alcolizzato questo conoscitore italiano, è uno che comunque beve birra. Ragazzi, ci sono miliardi di persone in Italia, o meglio nel mondo, che bevono birra.
sono amanti di questa bibita, non è che sono alcolizzati, perché io dico sì all'uso, no all'abuso. Se tu mi vedi oggi con questa birra, non è che sono diventato un alcolizzato, sono che sta degustando un piacere, un piccolo piacere. Mi sto dedicando ad un piacere palatale, che significa del palato, del gusto, punto. Non è che sto ammazzando qualcuno, giusto? No, assolutamente. Quindi, ricapitolando brevemente, io non sono un alcolizzato, sono contento, soddisfatto e orgoglioso di essere un amante di birre, non c'è nulla di che preoccuparsi, di che temere. E soprattutto ti faccio questa domanda, caro Porco, anche tu, com'è il rapporto con le bibite chiamate birre, com'è? Il mio rapporto, beh, diciamo è un rapporto assolutamente buono, io la bevo ogni tanto quando magari sto in compagnia. Ma anche tu sei un alcolizzato allora. In teoria, secondo la logica di queste persone, sì, dovrei essere anch'io. Scherzi, no, ma una volta fece un video di te con una birra, sì. Un nastro azzurro, stavamo un po' in questo parco qui vicino. Sì, sembra di sì. Sì, c'era una palma dietro di noi. Bene, sapete che qualcuno cosa ha permesso di qualcuno? Ah, oh, sti ragazzi bevono, sono alcolizzati. Allora io, sai che ho fatto? Ho detto, mo' destino, al prossimo che farò con Porfonata, quando lo rivedrò, quando tornerà a nella regione Lazio, bene, di dire, di stabilire che io non sono alcolizzato, neanche lui lo è, perché effettivamente parlando, sono 3 mesi che non bevo Dudemon. Dice, ma tu la bevi ogni tanto, ti vedo ogni tanto che la bevi. Sì, se bevo ogni tanto, non è che sono alcolizzato, giusto? Certo, mi sei alcolizzato per farsi la bevi ogni tanto. Chiudo il video dicendo a Porfo di fare un appello, di dire a tutti quelli che pensano che sono alcolizzato qualcosa, che io non lo sono. Prego, parla tu per cortesia. No, esatto, cioè poco da dire, insomma, poi chi non vuole capire è libero di non capire, di continuare a credere quello che vuole, però Leandro è il conoscitore italiano, non deve dimostrare niente a nessuno, perché no. Ha la coscienza a posto. Pulita, cui... guarda, sono una delle persone probabilmente più cristiane di questo mondo, di questo pianeta. Io non ho mai fatto male a nessuno, pensa. Ho avuto un po' di male da qualcuno, ma non è bullismo, attenzione, non è bullismo, è magari qualche sorrisetto in più, qualche piccola, chiamiamola, qualche piccolo sorrisino, ma non è che è bullismo, quindi anche in questo campo, da questo punto di vista, io sono contento e felice di me stesso e non ho problemi a dirvi che io sono un amante di birre, perché così è, perché mi devo nascondere, questo piacere che ho? Ci sono persone che amano il sesso, caro Porfo, lo sai, vero? Certo. Allora, quelli sono ninfomani. Cioè, certo. Se io vedo un uomo che ama il sesso, allora sono tutti ninfomani gli uomini, Andrea. Certo. Porfo, tutti gli uomini che noi conosciamo nel mondo, che amano il sesso, sono tutti ninfomani per queste persone. In teoria, sì. Anche donne. Cioè, donne e uomini che amano il sesso sono tutti ninfomani, secondo queste persone. Cioè, non sono persone che dicono, che esiste l'uso e non l'abuso. A usare certo, magari... Soprattutto che hanno un concetto di uso del sesso distorto, perché distorto. Chiaramente, cioè, anche dire gli piace il sesso come se fosse un gioco, cioè, a me mi piace andare a correre, mi piace andare a fare una passeggiata, mi piace bere la birra, capito? Come se fosse un qualcosa di ludico, quando in realtà non lo è, ma gli infomani sono... Oddio. È un'estremizzazione dell'abuso dell'abuso della sessualità, del sesso. Sono quelle persone che proprio hanno dipendenza dal sesso, l'infomani. Esatto, stavo in diretta perché dovete sapere che quando guardo il sole ho questa reazione anomala. No, cioè è vero, ma anche saputo. A me capita, quando guardo il sole dovrò farmi sapere dalla mia dottoressa di famiglia. Cioè, dottoressa, perché quando guardo il sole starnutisco? È una reazione strana, bizzarra, tipica. Non lo so, da quando sono nato ho questa caratteristica. È normale, non è normale? Non ho mai capito da che dipenda. Il nervo ottico che si... interfaccia con il sole? No, sì, sicuramente sono comunque il caso. Dovrei chiedere a un tuo parente che è un medico. Sì, esatto. Non diciamo di chi si tratta, se è un madre, un padre, sì. Cugino, fratello, zio, sì. Perché c'è una privacy per rispetto a caro Porfo, però dovrei chiedere al tuo parente, va bene? Detto ciò, detto questo, io urlo insieme a Porfo, prego, al mio 3 urleremo dicendo: conoscitore non è un bevitore, cioè non è un alcolizzato. 1, 2, 3, conoscitore non è un alcolizzato! Grazie utenti di YouTube, da Porfo90 e da Conoscitore. Iscrivetevi, commentate, ciao a tutti.